Buongiorno a tutti. Questo è un video probabilmente doveroso visto che oggi è stato pubblicato l'ultimo video dedicato ai miei viaggi in Giappone. Preciso, l'ultimo per ora. Però diciamo che possiamo dire che si è conclusa proprio un'epoca per me, visto che ho pubblicato il mio primo video dedicato al Giappone all'11 ottobre 2014, se non sbaglio. E da allora sono passati più di 6 anni e all'incirca ben 183 video dedicati al Giappone. Poi ci sono altri video di approfondimento, non so quante live, per cui ho dedicato praticamente quasi tutto, se non tutto, il canale al Giappone, a 6 anni della mia vita, 6 anni di produzione quasi settimanale di video, con qualche pausa ovviamente durante i viaggi. Però devo dire che è stata una lunghissima corsa attraverso questo paese, attraverso i miei video, e oggi si conclude perché, come ben sapete, siamo tutti ben bloccati qui in Italia a causa del coronavirus. Non si può viaggiare, non si sa quando si potrà tornare a viaggiare. Io spero il prossimo anno, anzi mi auspico che riusciamo a viaggiare già a metà del prossimo anno, però staremo a vedere. Per cui si conclude proprio questa prima parte di video dedicati al Giappone. Non so se ce ne sarà un'altra, ma penso proprio di sì, però non so quando ricomincerà. Per cui mi piaceva un po' l'idea di tirare le somme, nel senso che non voglio farvi riassunto delle puntate precedenti, anche perché da qualche mese sto facendo io le live, ma partecipate numerose anche voi alle mie live con i racconti di viaggio, un po' perché questo stop era previsto, un po' perché comunque a distanza di anni avevo voglia di raccontarvi tutti gli aneddoti, per cui i racconti di viaggio continueranno ogni 15 giorni e il martedì di ogni 15 giorni cercheremo di continuare a fare le live con Simone di Omotto Nasce Anime, al chef Alberto e i vari ospiti e amici che ogni tanto si aggiungono e ci vengono a trovare in live. E la prima cosa, voglio assolutamente ringraziare tutti voi che in questi anni mi avete seguito, avete apprezzato i miei video e che comunque siete aumentati, perché il canale non è mai esploso come succede a molti altri, ma è comunque cresciuto, e nonostante i numeri degli iscritti non siano così alti, credo di aver formato uno zoccolo duro degli appassionati di Giappone e di viaggi che apprezzano e aspettano ogni mia pubblicazione, ogni mio video e ogni mia live. Per cui, nonostante non siete tantissimi, siete comunque sempre fedeli, e questo per questo veramente ve ne sono grato, perché siete stati veramente di grande supporto, di grande anche forza in molti momenti, e anche perché poi diversi di voi ormai sono diventati parte di questa crew, come la chiamo io, come la chiama il Simone Omotto Nasce Anime, il salotto per bene del Giappone. Su questo salotto si sono sedute tantissime persone che poi sono diventate amici, e per cui, come avete visto negli anni, la crew di Sono in Viaggio e non solo è cresciuta, e da questo sono nate altre costole come Back to Giappolandia. Per cui insomma è stata una grande avventura, non finisce qui ovviamente, lo ripeterò fino alla fine, però è stata veramente una bellissima esperienza che mi ha fatto veramente crescere dal punto di vista anche umano, tecnico ovviamente, perché ho cercato sempre di sperimentare, di migliorare, di acquistare a mie spese la nuova attrezzatura, come la GH5, che è la mia fedele macchina fotografica ormai da diversi anni. E poi mi ha permesso anche di fare i viaggi di gruppo, mi ha permesso di finire in televisione per quelle, nelle occasioni, essere ospite di Licia Colò, ma anche di conoscere personaggi o persone, anzi preferisco chiamarli
importanti come Claudio Pellizzeni, oppure anche il grande Emma di Cost to Constance, che poi sono diventati amici, e non solo, tanti altri che comunque non avete mai conosciuto, ma che ho avuto l'occasione, attraverso questa passione di video per i viaggi, di conoscere. Per cui 6 anni di vita, 6 anni di cose positivissime, altre negative, insomma, per chi vuole anche conoscere meglio vi invito ad ascoltare il podcast a me dedicato di Luca, cercate Giappone nel mondo e lì ci sono un po' di retroscena anche un po' negativi, però insomma la vita è fatta anche di questo, se volete conoscere, se siete morbosamente interessati anche a quel lato lì. Adesso che succederà? Succederà che il canale non va in pausa, come dicevo in altre occasioni, ho girato dei video in Italia negli ultimi 2 anni, per cui cercherò di pubblicare anche quelli e continueranno le live. Vedremo se avrò tempo di fare degli approfondimenti con dei video dedicati al Giappone e poi continueranno gli articoli sul sito, che nelle ultime settimane si sono fermati a causa del lavoro. E poi c'è un nuovo progetto di cui non voglio ancora parlarvi, ma sono stato contattato, scelto per un progetto molto interessante dedicato anche al Giappone. E appena sarà pubblicato, o inizierà, diciamo così, a essere pubblicato, ve ne parlerò con un video a parte, anche perché è una cosa che mi entusiasma, una cosa nuova. Sono felice di essere stato contattato per fare questa cosa qui. Diciamo, ecco, che una delle cose positive di questi viaggi è che mi hanno dato molte opportunità che non avrei mai immaginato. Questo è veramente il lato positivo del web, perché oltre a metterti in contatto con persone che non avresti mai avuto occasione di conoscere, ti dà anche l'opportunità di avviare progetti, essere coinvolto in progetti di altri molto molto interessanti. Per cui non nulla da recriminare a questa mia esperienza, nonostante le tantissime ore dedicate a montare video. Chi fa montaggio lo sa benissimo, per cui non sto qui a raccontarvi quanto tempo della mia vita ho dedicato al canale, però insomma, prima di tutto, lo dicono in molti, ma io lo penso veramente, lo faccio per me stesso, perché è il primo a guardare i miei video del Giappone sono io, ma è anche a riguardarmeli, perché poi certi me li riguardo spesso, anche perché insomma per me dietro quei video ci sono anche tantissime emozioni. Questo era quello che volevo dirvi, per cui grazie a tutti quelli che mi hanno seguito, mi hanno supportato e continuano a supportarmi fino ad ora. Spero che lo farete anche in futuro e anche in questo periodo un po' di transizione in cui stiamo tutti vivendo una realtà un po' sospesa, in attesa di tornare a una vita normale, che speriamo sia il più presto. Però insomma, la vita è anche questa, è fatta di alti e bassi e momenti che bisogna attendere, fermarsi e accettare quello che viene, anche se certe volte quello che viene non è proprio positivo. Basta, non c'è altro da dirvi, se non dirvi di nuovo grazie. Io vi invito a recuperare tutti quei video che non avete visto, perché sicuramente non tutti hanno visto i video del 2014, 2015, che sono un po' quelli più acerbi, girati con la GH4, ancora con la GH4. Molti di voi sicuramente mi hanno conosciuto per i viaggi in solitaria, ma insomma ci sono stati anche altri viaggi precedentemente. E poi spero che, nonostante ci prendiamo una pausa dei video già giapponesi, continuate a guardare anche gli altri video. Anche se, cosa più assurda, i video miei più guardati non sono quelli del Giappone, ma sono quelli dedicati a altre cose, tipo al Nepal, a un vecchissimo video dedicato a Budapest, alla Croazia. Però chi se ne frega, nel senso che a me non interessa, io faccio questo, assolutamente seguo quello che mi piace fare e quello che mi dà comunque soddisfazione ed emozione. Per cui continueranno sicuramente con viaggi in Giappone nei prossimi anni, ci saranno sicuramente dei viaggi in India, perché voglio assolutamente tornare in India, per cui probabilmente spazieremo
Per cui, seguite ancora il canale, seguite assolutamente il mio sito, perché ci sono tantissimi articoli, tantissimi approfondimenti e continuano ad esserci. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui, non dal Giappone, ma dall'Italia per adesso. Ciao!